quando vi è stato comunicato che avevate vinto una fionda di legno, attenzione. Cosa avete pensato? Io penso che questa risposta la debba dare tu. L'avvocato. Allora, intanto se posso iniziare voglio fare i complimenti all'attrice che ha fatto Francesca Galizia. Straordinaria, perché a volte quando si parla di violenza si dicono cose scontate o si recitano comunque delle storie un po' noiose o troppo drammatiche o finte, invece mi è piaciuta tantissimo. Allora, fionda, io ho pensato che aveva un senso per me Michelle, perché se voi pensate alla forma della fionda, la forma della fionda ha comunque due parti completamente lontane. Siamo due persone che stanno facendo ormai da 11 anni un percorso insieme, ma siamo due persone lontanissime. Io bellissima, non capisco perché le dica questa cosa. Ma a parte l'aspetto fisico, ma lei la prende ma bene. Ma piantala, Guarda, aspetta che tolgo le scarpe, così sei chiaro. Fate una foto, se no resti sempre. Poverina. Ma il metto per così i piedi che non si possono vedere. Due persone diverse, io vengo da Palermo, lei viene dalla Svizzera. E abbiamo fatto questo percorso insieme che però ci permette effettivamente ogni tanto di colpire. Io dico di colpire perché poi è pure giusto dire le cose concrete che abbiamo fatto. Io ho conosciuto Michelle perché è venuta da me 12 anni fa perché era inseguita da stuoli di stalker, ma non esisteva la legge sullo stalking. Noi abbiamo cominciato a parlarne, quando io ho fatto il mio primo ingresso in Parlamento, grazie al fatto che Doppia Difesa ne aveva parlato, quella che era una idea è diventata legge. Quindi se oggi anche una donna fosse stata salvata da quella legge, grazie agli strumenti introdotti a quella legge, dovuto alla fiondata nostra.